Secondo step, presentazioni. Chi sono io? Mi chiamo, come è scritto lì, Salvatore Sanna, sono un dottore commercialista, ma sono un commercialista un po' anomalo. Oltre a lavorare per uno degli studi più grandi di Torino, io mi occupo di editoria. Scrivo manuali, scrivo articoli per riviste, quindi ho conosciuto il campo della divulgazione, faccio formazione anche, come potete notare, ho conosciuto il campo della divulgazione come ramo della mia attività professionale. Da lì poi mi sono specializzato in quella che è la fiscalità internazionale, quindi dividendi, capitali in Svizzera, capitali negli Stati Uniti e cose noiosissime tendenzialmente. Poi per passione, per frequentare ambienti diversi, per tutta una serie di motivi, anche per migliorare la propria qualità della vita, il mio è un lavoro in cui ho a che fare con leggi norme, un sacco di vecchi, e quindi tendenzialmente frequentare quello che era il circuito degli artisti di Torino lo trovavo un'ottima attività per il mio tempo libero. Poi, come capita in ogni lavoro di relazione come il mio, come anche potrebbe essere il vostro, da cosa nasce cosa, ci si scambia idee, opinioni, e mi sono messo a studiare quelli che potevano essere, insomma, le problematiche legali e fiscali di artisti, illustratori, pubblicisti e così via. E da lì molti di loro sono diventati i miei clienti e oggi loro mi presentano come specialista. Poi io, insomma, faccio solo il mio lavoro e arrivo fino a un certo punto come ogni consulente che incontrerete nella vostra vita. Consulente che sia medico, architetto, avvocato, non può sapere tutto. Comunque sta a voi, sta alle vostre capacità, saper trarre da lui quello che lui può darvi ed eventualmente affiancare qualcun altro o eventualmente specializzarvi voi in quelle che sono le parti centrali che riguarderà la vostra professione. Molto bene. Prima domanda, così subito a brucio. Quanti di voi hanno la partita IVA? Ok. E siete tutti comunque inseriti nell'ambito artistico, dell'illustrazione, editoria, e siete interessati a questa attività, corretto? La platea è piccola, per cui potete farmi tutte le domande che volete a ruota libera, quando volete basta che alzate la mano. Non c'è alcun problema nel dare le risposte e soprattutto, chi ha la partita IVA lo sa, non capita spesso di parlare 4 ore con un commercialista. Quindi vi auguro, quindi io sono qua su gentile invito delle nostre amiche e quindi sfruttatelo, fatemi qualsiasi domanda vi venga in mente, non abbiate paura di interfacciarvi con quelli che sono i vostri consulenti e quindi anche se pensate di fare una domanda stupida, banale o tutte queste sciocchezze, non fatevi alcun problema al riguardo. Risponderò a tutto quello che mi chiederete e non entrerò mai nel merito sulla tecnicità della questione. All'inizio volevo fare una dispensa da poter diffondere e distribuire. Poi mi sono reso conto che il tema è troppo vasto. È inutile che io vi invii 400 pagine di materiali uno sull'altro. Quindi vi lascio il mio indirizzo email. Uno di voi o le ragazze dell'Arti potranno poi contattarmi e chiedermi su quale argomento volete della documentazione, dei modelli, dei formulari, eccetera, eccetera, senza alcun problema. Allora, svolgere un'attività in Italia. Nel momento in cui voi decidiate di inserirvi nella collettività svolgendo quella che è un'attività da partita IVA, quindi di impresa di lavoro autonomo, tendenzialmente voi dovete entrare nell'ottica che entrate in contatto con tre
tipologie di amministrazioni pubbliche. La prima è il vostro comune di residenza. Può sembrare una sciocchezza, ma se si vuole aprire un negozio, bisogna chiedere l'autorizzazione comunale. Così come il comune, il vostro primo interlocutore, laddove avesse bisogno di prendere personale in stage, collaborare con istituti scolastici, promuovere la vostra attività. Il secondo lato, quindi dopo quello comunale, è quello fiscale. Tutti dobbiamo pagare le tasse. Questo è un fatto, è qualcosa di imprescindibile. Adesso, al di là del citare, quindi di cadere nei luoghi comuni, due cose sono sicure nella vita, la morte e le tasse, laddove voi vogliate lavorare, svolgere la propria attività, costruire una bottega o semplicemente disegnare nella vostra stanzetta e vendere i vostri quadri, e dico stanzetta non in tono dispregiativo perché poi conta la qualità dei quadri, chiaramente, dovrete pagare le tasse e avrete a che fare con l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate altro non è che l'emanazione del Ministero dell'Economia delegato ad incassare quelle che sono le imposte. Il terzo profilo riguarda la vostra previdenza. Ossia, voi vi siete inseriti nella collettività, avete aperto una vostra attività, pagate le tasse perché siete buoni cittadini, ma un giorno sarete troppo vecchi per lavorare. In Italia è obbligatorio avere una gestione previdenziale e quindi effettuare dei versamenti che possano sostenervi un domani, perché ormai il metodo retributivo è belle che è andato per la nostra generazione, sostenervi un domani quando non potrete più lavorare. E qui c'è la prima nota dolente della vostra professione. Voi avrete a che fare con l'INPS. Altra domanda. Ci sono architetti? Qualcuno è laureato in architettura, ingegneria industriale? No. Ok, sarete tutti clienti dell'INPS. Con tutte le difficoltà del caso. Io non sto facendo attività di lobby, ma monitoro il tema delle casse previdenziali per illustratori e gli ordini professionali per gli illustratori. Al momento se si è aperta una finestra che consente di iscrivere un ordine professionale, ma da lì a fondare una cassa di previdenza privata ancora ce ne passa parecchio. Quindi al momento siete ancora tutti nella gestione previdenziale dell'INPS. Cosa sono le casse professionali private? Le casse professionali private altro non sono che delle associazioni riconosciute che raccolgono i fondi degli iscritti, li investono nel mercato finanziario in modo da consentire a questi iscritti di avere una rendita, un vitalizio a titolo di pensione raggiunti certi requisiti di età o di ammontare contributivo. Sono del tutto autonomi e paralleli all'INPS, quindi chi è iscritto alle casse previdenziali private come il sottoscritto non segue la regola dei 42 anni, ne segue una peggiore, e sostanzialmente si autoregolamentano. Chi però ha la possibilità di iscriversi a queste casse può non iscriversi all'INPS e quindi sostanzialmente avere una maggiore rappresentanza all'interno dell'istituto privato. Noi attualmente non abbiamo alcun tipo di controllo sugli enti pubblici, nel senso che noi andiamo giusto a votare. Votiamo quello che sarà il partito di maggioranza, dopodiché questo partito di maggioranza esprime un governo, ma non abbiamo alcun potere per stabilire chi sarà il direttore dell'INPS. Passatemi il termine, poi alla fine ci troviamo personaggi come il buon Mastrapasqua, che insomma è diventato poi noto alle cronache per opinioni e una condotta non particolarmente opportuna. Comunque, anche questo, abbiamo a che fare con tre enti, quindi non abbiate alcuna paura di rivolgervi a consulenti o comunque specialisti che hanno a che fare con questi enti, soprattutto all'inizio. Poi per esperienza personale io ho notato che le nuove generazioni sono molto più sul pezzo delle vecchie,
Quindi col tempo imparerete come funziona. Non potrete mai sostituirvi al 100% al consulente, perché il consulente si aggiorna sul tema tutti i giorni e voi no, voi dovrete pensare ad altro. Però comunque potrete proporre temi o fare domande comunque interessanti che possono indirizzare quella che sarà la vostra carriera. Talvolta capita, soprattutto invece questo nelle nuove generazioni, che si sia un po' refrattari a rivolgersi a chi queste materie le tratta, un po' per i costi, comprensibilissimo, un po' perché abbiamo un fattore culturale forte, per cui noi c'è una buona percentuale della popolazione della nostra generazione che pensa di risolvere tutto facendo una ricerca su internet. Non che io le ricerche su internet non le faccia, anzi, sono un ricercatore privato che lavora nel privato. Tuttavia, ho un'analisi nella qualità delle fonti che può essere diversa dall'utente comune. Allora, vi è capitato di fare qualche lavoretto in giro? Di fare qualche attività spot, piuttosto che brevi periodi presso un designer, una società e così via? E vi rendevate conto un po' di qual era in realtà a livello giuridico il vostro inquadramento civilistico e fiscale, quindi a livello di diritto del lavoro, che cos'è il lavoro autonomo, che cos'è l'attività imprenditoriale, che cos'è un dipendente? Un po' avevate un'idea precisa oppure viaggiavate a vista? Dimmi pure. Avere un'idea precisa è un po' difficile averla, perché con le aziende è un po' nascosto l'iter. Anche quando si sottoscrivono i contratti lavorativi, non si sa mai dove si va a parlare. Ho capito. E a questo punto io vi chiedo: qual è la differenza tra un lavoratore dipendente e un lavoratore autonomo? Qualcuno lo sa? Non abbiate paura di non essere tecnici, ma certo, cominciamo a dialogare così. Vabbè, io molto aleatoriamente ho lavorato sia come autonomo che come indipendente. Nel senso che io ho sempre visto il lavoratore dipendente come colui che comunque dipende, ha degli orari, a un capo, tra virgolette, comunque, che è lui a mettere contributi, avere a che fare con INPS, INAIL e tutto il resto. Mentre poi quando mi sono interfacciata io come la lavoratrice autonoma, ho avuto ben altre difficoltà, nel senso che di gestione sia dei miei tempi che poi di gestione commercialista, insomma, sì. Questa è molto così. No, ma non hai detto cose sbagliate. Però il tema centrale, a mio avviso, è un altro. Il problema è di responsabilità. La differenza tra un lavoratore dipendente e uno autonomo sta nella subordinazione, si dice tecnicamente. Quindi sostanzialmente il lavoratore dipendente fa quello che gli viene detto, mentre il lavoratore autonomo svolge la stessa attività in autonomia. Ma la questione centrale sta nella responsabilità di ciò che si fa. Perché rispetto al terzo, il subordinato segue delle direttive e quindi se il prodotto è diventato tale è perché mi è stato indicato da qualcuno. Quando invece io metto il vestito del lavoro autonomo, sono io che rispondo della qualità dell'opera. Poi sì, questo il vostro caso appunto riguarda la produzione di un'opera molto spesso. E sono io quindi che ne rispondo e sono io che mi devo preoccupare che quest'opera mi venga pagata. Ora, perché ho fatto questa premessa che magari qualcuno di voi può anche trovare banale? Perché nel momento in cui ci si avvicina a professioni come la vostra, si è sempre un po' borderline. Non si sa mai
non si sa mai, nel momento in cui vi si comunica qualcosa, ma io in che campo da gioco sono? Ma io in quello che sto facendo, rispetto a cosa rispondo? Perché non è solo devo timbrare il cartellino oppure no. Ormai, nel purpurì di tutti i rapporti di lavoro che si hanno, ad esempio io conosco un sacco di dipendenti che non hanno mai timbrato il cartellino in vita loro, ma sono tutti gli effetti dipendenti, no? Come conosco tanti lavoratori autonomi che in realtà non sono lavoratori autonomi, ma sono di fatto dipendenti, che per ragioni, insomma, perché hanno dei partner che non amano seguire le norme alla lettera, sono stati obbligati ad aprire la partita IVA. Però è chiaro che nel momento in cui io mi tocca prendere un certo tipo di vestito, che è quello del lavoro autonomo, perché, e questo è un tema caro alla nostra generazione, noi vogliamo tutti lavorare, devo anche sapere che devo avere a che fare con qualcuno che mi deve pagare. E dobbiamo essere d'accordo su come devo essere pagato. Capita spesso, soprattutto chi si affaccia le prime volte al mondo del lavoro, quindi 24enni, 25enni, capita spesso che loro, anche questo è un altro fattore culturale, loro non amino parlare di questo con il loro interlocutore, oppure lo danno per scontato, intanto iniziamo, ma il tema va sicuramente trattato e va sicuramente magari impostato un discorso, e poi su questo arriveremo allo standing che dovete tenere. Questo poi il discorso che farò sullo standing naturalmente è un discorso puramente personale, non tecnico. Però è chiaro che a quel punto voi dovete comunicare da subito che voi conoscete le norme, che voi sapete quali sono i vostri diritti e che quindi magari, sì, va bene, io parto da te, ma magari poi settimana prossima mettiamo giù due righe. Facciamo una letterina di incarico in cui stabiliamo il pagamento. Sai com'è? Sono lavoratore autonomo, io ormai devo contrattualizzare tutti, se non altro per questioni di privacy. Purtroppo a me è capitato, i primi tempi che conoscevo, insomma, le mie amiche artiste, oppure che lavoravano, facevano da ufficio stampa, e tutto l'indotto e le società staff di questo ambiente, che si sono trovate in difficoltà su questi temi. In difficoltà non solo perché hanno a che fare con persone o con soggetti che sono all'interno del circuito imprenditoriale da molto più tempo di loro, quindi sono più scafati, più furbi, eccetera, ma perché loro dall'inizio non hanno voluto tenere quello che io chiamo un certo standing. Perché se noi ci poniamo rispetto agli interlocutori come una persona che viene qua, sì, va bene, vi tengo la contabilità, su dei fogli di carta, vengo da voi, chiamatemi a ogni ora, ci sono sempre, eccetera, eccetera, e non c'è nessuna lettera di incarico, nessun accordo formale, ecco che allora il formalismo si va a ridurre sempre di più e finisco per diventare un loro collaboratore spot che talvolta non viene pagato o che viene trattato. Voi sarete artisti, illustratori, svolgerete sempre, a prescindere da come verrà giudicato il vostro lavoro, un'attività ad alta professionalità. Produrrete prodotti unici, molto spesso, ed è giusto che voi vi poniate come tali. Se questo poi significherà non lavorare con questi soggetti, molti di voi magari l'hanno imparato per esperienza personale, alla fine lavorare con quella tipologia di soggetti non è questo grande valore aggiunto, no? Comunque, tornando alla presentazione, l'attività di illustratore può essere svolta in tre modi: come privato o lavoratore dipendente, come professionista e quindi lavoratore autonomo, oppure come impresa. È molto importante che capiate queste tre differenze che andrò ad illustrarvi, perché molto spesso, lasciamo perdere il primo punto che illustrerò per primo, perché saranno poi come verranno regolamentate le vostre esperienze spot, rispetto alle quali dovete fare una riflessione per vedere ogni volta dove vi siete collocati in passato. Ma talvolta
lavorare da soli o lavorare in due, perché molto spesso uno pensa ma io non ce la faccio da solo, ho bisogno di una socia, fa sì che si passi da quello che è l'attività professionale, quindi l'attività svolta prevalentemente dal professionista in cui è centrale la sua persona, a quella che è un'attività organizzata, un'attività di impresa. E il secondo step determina tutta una serie di adempimenti e di obblighi, senza contare che poi, e questo io lo dico sempre, le società sono come i matrimoni. Quindi tendenzialmente, soprattutto tra artisti, ci vuole un rapporto di collaborazione lungo, duraturo e una grande fiducia prima di intraprendere una società. Perché vi garantisco che talvolta è più difficile sciogliere delle società, soprattutto quando i membri sono due, che far finire dei matrimoni. Tendenzialmente il matrimonio io lo faccio finire, non che lo faccia molto spesso, però chiudendo la porta e andandomene via di casa. Con le società, anche nel momento in cui non si entra più in ufficio, invece, si rischia di rispondere personalmente a tutto quello che viene fatto. Allora. Vabbè. Allora. Siamo, allora, e qua ritorniamo al discorso che vi ho fatto all'inizio, perché questo è il primo equivoco che voi incontrate nello svolgere le vostre attività spot. Ma fammi la prestazione occasionale, mi rilasci una bella letterina e io ti pago, e poi sono tutti fatti tuoi, tendenzialmente, questa è la realtà. E il primo equivoco che si incontra è: ma questa prestazione occasionale come mi qualifica? Vi ricordate il discorso che ho fatto prima? Sono un lavoratore dipendente, un professionista o un'impresa? Come volano, al di là degli adempimenti che la vostra collega contributivi e fiscali, a cui arriverò, ma come volano le responsabilità? Come si muovono? Allora, anzitutto, l'unica prestazione occasionale che si inquadra nel lavoro dipendente è quella dei voucher. Vi è mai capitato di avere a che fare con questo istituto? Istituto straordinario. Adesso io tante cose le dirò a ruota libera, poi magari censurate la registrazione. Istituto straordinario, molto probabilmente introdotto per coprire il nero, di fronte al sistema italiano che aveva una marea di camerieri e baristi in nero, si è deciso di introdurre questo sistema, poi dicendo che era invece rivolto agli agricoltori, ai raccoglitori stagionali, a tutta un'altra serie di categorie che in realtà questo sistema non l'hanno mai visto, vengono magari a volte giusto registrati. Comunque, voi siete dipendenti nelle prestazioni occasionali solamente quando siete inquadrati coi voucher. I voucher hanno i limiti che vedete nella slide. Cioè non potete prendere più di 5.000 euro l'anno da ciascun committente, anno solare. Prego. Ho combattuto per anni in questi 5.000 euro, perché c'è chi dice che è per ciascun committente, c'è chi dice per anno. Qual è la verità? Ci sto arrivando. Grazie. Ci sto arrivando. Allora, qua stiamo parlando, lo ripeto perché quasi certamente, io do a tutti del tu per favore, quasi certamente tu non eri inquadrato coi voucher. Il limite di 5.000 euro per anno solare per committente vale se io sono inquadrato coi voucher, se sono dipendente. Quindi siamo in questa fattispecie. Prevede la registrazione di committente e prestatore. Il pagamento avviene tramite quei buoni che si vanno poi ad incassare in posta o nelle tabaccherie. No, nelle tabaccherie no, solo in posta mi sembra. Anche nelle tabaccherie. Esatto, bravo. Non richiede la stipula di un contratto di lavoro e dei relativi adempimenti amministrativi. Cioè la vostra controparte non è tenuta
a rilasciarvi alcunché, vi fa giusto firmare la privacy, quando si ricorda, per potervi registrare all'INPS e farvi ottenere i voucher. E qui voi siete dipendenti, quindi sostanzialmente se la vostra opera è fatta con l'amianto, non ne rispondete, non è stata commissionata a me, è stata commissionata a qualcun altro, io l'ho fatta in amianto perché così mi hanno chiesto, avrò problemi di salute, arrivederci. Poi c'è un altro sistema ancora, che è la collaborazione a progetto per poter svolgere la propria attività. Attenzione, primo equivoco. Il collaboratore a progetto è un lavoratore autonomo. Nonostante abbia gli stessi versamenti del dipendente, quindi per il collaboratore a progetto un terzo dei contributi sono versati dall'azienda, nonostante questo, lui a tutti gli effetti opera come un lavoratore autonomo, risponde rispetto al progetto che fa. Questo è molto importante perché nel momento in cui pesate con chi avete a che fare, se questa persona è un pirata, sapete che voi come collaboratore a progetto siete un pochino più aggredibili su quello che fate a livello giuridico. Quindi sostanzialmente, schema classico, lui smette di pagarmi, io mi incazzo, gli telefono, mando lettera e lui mi risponde: sì, ma il progetto non è stato rispettato nei termini, oppure il progetto non risponde agli standard che avevamo pattuito, e lui mi risponde di nuovo con legale. Rischio dello svolgere questa attività, la collaborazione a progetto. Come dicevo, i profili fiscali sono quelli del lavoratore dipendente. Avete un cedolino con le trattenute, e versate l'IRPEF esattamente come foste assunti dalla Fiat. Però non siete iscritti all'INPS come un lavoratore dipendente, ma siete iscritti alla gestione separata, che è la branchia dell'INPS destinata ai lavoratori autonomi. E da qui avete il primo sospetto che si tratta di lavoro autonomo. Richiede comunque la stipula di un contratto. Terzo step, prego. Posso fare una domanda? La stipula del contratto è obbligatoria? Sì. Ah, okay. Nella collaborazione a progetto la stipula del contratto è obbligatoria. E non solo, vi devono registrare in un'apposita sezione dell'INPS, e questo a carico del committente, e il committente deve comunicare all'INPS laddove il rapporto a progetto si interrompe. Questi sono adempimenti imprescindibili. E nel caso non ci fosse, come ci possiamo tutelare? Allora, a parte che la prima domanda è potete andare da un avvocato, la prima risposta è chiaramente potete andare da un avvocato. Tendenzialmente, per esperienza personale, vi consiglio di andare da un buon patronato invece che da un avvocato. Non perché i patronati siano più bravi degli avvocati, ma perché sono più specializzati in questo tipo di problematiche. Anche qui, consulente, iscritto all'albo, non iscritto all'albo, voi dovete avere a che fare con persone che si occupano di quello che fate voi e che rispondono alle vostre esigenze con una certa professionalità. Come si giudica un buon consulente, secondo voi? Poi? Non siete timidi, davvero, dobbiamo stare insieme 4 ore, io non so cosa raccontarvi, quindi... In base alle conoscenze che ha su quello che a noi serve, fondamentalmente. Cioè, penso che per giudicare un consulente, visto che noi non conosciamo il suo lavoro, l'unica valutazione che possiamo fare è vedere quanto lui conosce di quello che a noi interessa, quindi del nostro settore. No, perché a me è capitato di avere qualcuno che del mio settore non sapeva assolutamente niente, quindi ho dovuto poi informarmi personalmente. Esatto. Allora, non mettetela mai sul piano della conoscenza. Lui è specializzato, voi no. Quindi sostanzialmente se voi vi basate semplicemente su quelle che sono le sue conoscenze di base, su come lui padroneggia la materia, voi non capirete mai quanto vi è utile, perché poi
Non sto dicendo che non sia bravo, voi dovete valutare quanto vi è utile, non quanto sia bravo. Se è bravo, potrà lavorare anche senza di voi o con voi. È un rapporto fiduciario, quindi anzitutto ci vuole fiducia. Dovete fidarvi di lui, comunicare in maniera chiara e senza problemi. Questo è il primo passo. Il secondo, che è la domanda che dovete fare, che sia architetto, che sia artigiano, che sia commercialista, che sia avvocato, senta, mi scusi, ma lei quante pratiche così ha mai visto nella sua carriera? Che è il lato dell'esperienza. A quel punto lì voi avete un quadro completo. Mi fido, ma non ha tanta esperienza. Voglio correre il rischio? Non lo so, vedo. Oppure, mi fido, ho una buona comunicazione, ma ha poca esperienza. Nel mio caso, come vi dicevo, io mi sono specializzato dopo. Le mie clienti si fidavano, avevano una buona comunicazione e io poi con loro ho fatto esperienza. Per ora ho raccolto buoni risultati. Talvolta invece voi avete bisogno del risultato subito, come la causa di diritto di lavoro. E magari siete andati da un avvocato bravissimo ma che si occupa di recupero crediti. Che cause di diritto di lavoro ne vede pochissime. Per quello vi ho detto, intanto fatevi un'idea da un patronato. Sicuramente loro, di cause di questo tipo, ormai i contratti della legge Biagi ci sono da 12, 13, no di più, 20 anni, 94, cos'era? 98, infatti. Per cui quella potrebbe essere una strategia. E questo vale per tutte le categorie professionali, gli artigiani con cui andrete a relazionarvi nel tempo. Gli step sono sostanzialmente quelli. Posso fare un'altra domanda? Prego. A me non è accaduto personalmente, però ad alcune persone è accaduto che a fine anno non gli è stato inviato a casa il, non so come si chiami, comunque il CUD, ok, da parte dell'azienda, né per la collaborazione a progetto. Come bisogna comportarsi? Questo vuol dire che non hanno effettuato l'iscrizione alla gestione IPS? Ma hanno denunciati. Ah, ok. Non scherziamo con i rapporti di lavoro di parasubordinazione. C'è la vita delle persone di mezzo e se è vero che lui è tenuto ad emettere il CUD, così è anche vero che lei, che tu, siete tenuti a redigere la dichiarazione dei redditi e quella è una vostra responsabilità, non del committente. Ed è chiaro che laddove voi non potete denunciare i vostri redditi e pagare le tasse, voi subite un danno potenzialmente enorme. Siamo evasori in quel caso, se non denunciamo le tasse. Esatto, siete da soli. E questo è un altro limite, e questo purtroppo è anche un limite, mi ricollego al fatto di essere da soli, del fatto che non ci sia un ordine professionale per voi. Perché tendenzialmente avete più difficoltà ad aggregarvi, avete più difficoltà a sostenere le spese, che sono anche solo per l'incasso della parcella. Io essendo iscritto a un ordine professionale, per dirvi come stanno le cose, se la mia parcella non viene pagata, poi oddio, questo è una congiuntura storica particolare, quindi cerco anche di venire incontro ai clienti. Però in linea strettamente teorica non vado neanche dall'avvocato, vado dal mio ordine professionale, il mio ordine professionale certifica che è congrua, trasmette gli atti al giudice, il giudice fa il decreto ingiuntivo. Questo perché io sono iscritto a un ordine professionale. Quante volte viene fatto questo nella pratica? Devo dire molto poche. Gli avvocati lo fanno di più. Dipende poi dipende un po' dalla familiarità che si hanno poi con le norme. Probabilmente dagli architetti e dagli ingegneri non l'ho mai visto fare. Questo è un aspetto importante rispetto al quale voi qua siete già un gruppo di persone, potreste porvi rimedio associandovi, cercando tutti insieme di magari coinvolgere convenzionarvi con gli avvocati e potervi tutelare spot tutti insieme. Questa è una prima ipotesi che mi viene. Associazioni di categoria non sono molto diverse dai sindacati, ci si tutela tutti insieme rispetto alle esigenze comuni senza dover per forza spendere migliaia di euro per poi doverne incassare a loro volta, per dover incassare poi a tua volta 1000 euro. Perché anche questo, sempre chi è inserito nel sistema imprenditoriale da molto tempo, su cui fa leva. Ma non ti conviene per incassare 500 euro mandarmi la lettera dal legale, perché da sola costa 150.
Ed è per questo che vi ho detto andate dal patronato a farvi un'idea, senza costi, capite un attimo, anche che tipo di documentazione avete in mano rispetto all'esperienza del patronato. Anche qui, magari non c'era neanche il contratto, chi lo sa. I cedolini c'erano tutti? I cedolini erano veri? L'iscrizione, perché voi, ogni cedolino ha in alto a destra un codice, codice IMS e INAIL, che indica se effettivamente la società vi ha registrato e la società esiste. È penoso dover fare questi discorsi, sono i controlli che fanno i bancari quando voi andate a chiedere un mutuo o un qualsiasi tipo di finanziamento. Mi rendo conto che coi tempi che corrono però avere questa piccola notizia e riuscire ad approfondire se effettivamente con chi ho a che fare è una persona seria come si dichiara, non fa mai male. Poi vi auguro di non dover mai fare queste verifiche, chiaramente. Adesso passiamo all'altra tipologia dei 5.000 euro, che è quella del lavoratore autonomo occasionale. Mentre la collaborazione accessoria è un lavoro dipendente che può essere pagato solo tramite voucher, il lavoro autonomo occasionale è la possibilità di svolgere un'attività in autonomia senza dover aprire la partita IVA. Dal punto di vista fiscale non si produce né lavoro autonomo, né lavoro dipendente, né reddito d'impresa. Nel nostro sistema ci sono 6 categorie di redditi. Quindi se volete giocare a fare i tributaristi, ogni volta che voi incassate qualcosa dovreste chiedervi ma in quale delle 6 categorie di reddito rientra? Questo, sì, sono i giochi del mio mestiere, potete prendere in giro dopo. Le categorie di reddito sono reddito fondiario, quindi sostanzialmente la rendita catastale oppure i canoni d'affitto, reddito di lavoro dipendente, quello di cui abbiamo parlato fino a poco tempo fa. Poi collaboratori a progetto, ad esempio, sono lavoratori autonomi che però dal punto di vista fiscale producono reddito di lavoro dipendente. Reddito di lavoro autonomo, che è il reddito che produco io quando faccio la mia fattura, io in quanto autonomo, persona fisica. Reddito di impresa, che è il reddito che produce la Fiat quando vende una macchina. Redditi diversi, che è una categoria residuale. Per esempio, reddito diverso è quando si vende un immobile. Quando si vende una casa, voi sapete che si produce una fattispecie impositiva. È mai capitato di entrare con questo tema di discussione comune? Vendo il mio alloggio, produco un reddito diverso, che poi a sua volta, se è venduto dopo 5 anni, oppure riacquisto dopo uno, non diventa imponibile. Però in linea generale la vendita di alloggi, se avessi una zia ricca che me ne dà 10, la vendita di alloggi andrebbe dichiarata. Viene dichiarata quasi sempre perché c'è di mezzo un notaio, quindi non si scappa. Tra questi redditi, tra questa fattispecie residuale, rientra anche quella che è la prestazione occasionale di lavoro autonomo. Questa diversa? Cioè nella categoria diversa? Non è quella dei voucher. Redditi diversi, ma sono lavoro autonomo. Problema dei 5.000 euro. Il problema dei 5.000 euro è un falso problema. Perché di fatto questa fattispecie non ti dice che non puoi superare i 5.000 euro. Però, nel momento in cui li superi, sei obbligato ad iscriverti alla gestione separata INPS. E quindi a versarci sopra i contributi. Per questo, magari alcuni dei vostri committenti, per carità, non superiamo i 5.000, perché la gestione separata INPS funziona così. C'è un'aliquota contributiva, semplifichiamo, del 30%, supponiamo, che è a carico per 2/3 del prestatore e per 1/3 del committente. Cosa significa? Che superati questi 5.000 euro, quindi 1.000 euro in più, questi 1.000 euro in più in realtà al committente costano 1.100. Perché? Perché ci sono 300 euro di contributi, di cui 100 sono a carico del committente.
Per quello non vogliono che superate i 5.000. E a voi anche costa 200 euro, perché 200 euro di contributi sono a carico vostro, più tutti gli adempimenti amministrativi che scattano, cioè iscriversi alla gestione separata, effettuare i versamenti, eccetera, eccetera. Cosa importante? Il limite dei 5.000 euro quando si parla dei voucher non è un problema vostro, è un problema del committente. Vi ricordate? 5.000 euro per ciascun committente in un anno. Questo invece è un problema vostro, perché voi potete superare i 5.000 anche con più committenti. E a quel punto lì è responsabilità vostra comunicare al committente: guarda che ho superato i 5.000 quest'anno, quindi devi versare i contributi. Ed è compito vostro tenere conto di tutte le ricevute che avete emesso, che rientrano in questa fattispecie, per poi calcolarvi tasse e contributi. Quindi questo è un tema molto delicato per voi che spot vi avvicinate a questo, al mondo del lavoro autonomo e quindi all'attività di illustratore. E non finisce qui. Anche, e questo ve lo dico perché è giusto che lo sappiate, poi devo dire che nella mia esperienza professionale non lo fa quasi nessuno, però bisogna farlo. Io finora ho parlato di contributi, ma il fatto che voi incassiate 4.000 euro come reddito diverso vi obbliga a presentare la dichiarazione dei redditi. Perché se l'obbligo contributivo scatta dopo i 5.000, l'obbligo invece di pagare le tasse, quello è imprescindibile. Come va nella maggioranza dei casi? Ve lo dico subito. Questi sono redditi che sono soggetti a una ritenuta d'acconto del 20%, come avrete già notato. Questa ritenuta, voi a quel punto avete la ritenuta e il reddito di 4.000. Pagate 50 euro a un commercialista, lui vi presenta il modello unico in cui c'è scritto che su 4.000 di reddito non bisogna pagare niente di tasse e che avete a credito gli 800 euro che vi hanno fatto di ritenuta. Quindi pagate oggi la prestazione professionale per avere un credito da riportarvi avanti un domani che si pagheranno ben altre tasse. Questo è il comportamento dal punto di vista fiscale. Quello contributivo invece scatta oltre i 5.000. Altra cosa, questo reddito è tassato per cassa. Voi la ricevuta la emettete quando vi pagano, non prima. Anche questo è un grande equivoco. Sì, tu fammi la ricevuta che la carico in contabilità. Sì, va bene, però il bonifico fallo alla stessa data, perché io queste cose qua le posso emettere solo nel momento in cui sono pagato. Azione, reazione. Perché talvolta uno emette queste ricevute, il committente poi, insomma, effettua i pagamenti quando ritiene. Prego. No. No. Trovo attento l'assegno, ma con la data magari da... No. Adesso ci arrivo. Finora io non ho parlato di IVA. Questa non è una prestazione soggetta ad IVA. Nessuno dei soggetti di cui ho parlato finora sono soggetti passivi IVA. La partita IVA non l'ha aperta ancora nessuno qui. Non è l'IVA quella. È un acconto che loro ti trattengono per le eventuali tasse che devi pagare. Quel 20% che il committente non ti bonifica, no? Lo versa, o perlomeno dovrebbe versarlo, dopodiché tu in autonomia, in dichiarazione dei redditi, dichiari il reddito lordo di 4.000, calcoli l'imposta teorica, che vi dico già subito è zero, e poi in più segnali che hai 800 euro di credito perché il committente l'ha versato per conto tuo in acconto. E da lì questo credito lo porti avanti o lo chiedi a rimborso. Prego. Sì, io volevo fare diverse domande, però mi limiterò un attimo a questa. In particolar modo, quando io comunque metto fattura, anzi mi chiedono di farla questa fattura, non al pagamento, ma prima, e mi dicono scrivi però alla fine, che ne so, il bonifico entro 30 giorni o entro 60 giorni dall'emissione della fattura, qualora non dovesse poi avvenire questo bonifico.
Allora, cioè, a volte sembra quasi un obbligo emettere prima fattura e il pagamento dopo. Ok, una precisazione, io qua non parlavo di fatture. Fattura, scusami, intendo... Ah, sì, ok. Io vivo nel mio mondo, scusa. Allora, è connesso a quello che ti dicevo prima. Tu sappi che la normativa è questa, fallo anche presente. Sì, però guardi che io nel momento in cui emetto questa ricevuta, in teoria io dichiaro di essere pagata. Quindi il pagamento deve essere a breve o comunque con la valuta che mettiamo sulla data. Già quando tu farai questo discorso, vedrai che subito ci sarà un passo indietro. Già nella testa di questa persona ti riqualifica. No, perché sa, ne ho parlato col mio consulente, il mio consulente mi ha detto così. Ah, non si preoccupi, la pagheremo quanto prima, e allora avviciniamo il tempo di emissione, la emetto quando voi prevedete di pagarmi, magari. Ma sa, noi in contabilità abbiamo le nostre procedure. D'accordo, veniamoci un attimo incontro. Mi dica lei più o meno quando pensa di mettere in scadenza questi pagamenti? Ah, verso fine mese. Ah, va bene, allora io la fattura... Allora io la ricevuta la posso fare intorno al 20 o il 25, no? Così lei ha ottenuto, con un semplice dialogo ha ottenuto una rassicurazione su quanto viene pagata, su quando verrà pagata, e grosso modo ha comunicato che non è... che è una persona che sa quello che fa, che di queste cose ne ha fatte diverse e che quindi c'è poco da dire. Se no, diversamente, mi faccia chiamare dal suo commercialista, così mi spiega lui. Oh, chiamare il commercialista, che palle! E normalmente la pagano. Ok, non ho memorizzato chi aveva la partita IVA. 1, 2, 3, ok. Commerciante. Ah. Non so, avete una cassa previdenziale voi? No, vero? No, anche perché l'Empals è stato assorbito dall'INPS. Quindi non... siete nella gestione separata anche voi allegramente. Ok. No. No, lo dico perché la gestione separata è un po' diventato per tutti i governi che si sono succeduti nel tempo, è diventato un pochino... è stata un pochino stuprata, perché ogni cosa che succedeva aumentiamo i contributi della gestione separata. Voi guardate mai sulla 7 lo sketch di Crozza? In realtà Crozza pone un tema molto interessante. Io sono un partita IVA come voi, come sarete voi, perché tanto non ci scappa. Se vorrete fare professionalmente questa attività, prima o poi... vi tocca, insomma, poi vi auguro di passarvela bene, non solo di aprire la partita IVA. Però tendenzialmente lui fa questo sketch con Landini e Camusso, in cui arriva un ragazzo, uno come noi, no, con la valigetta, la tracolla, e dice: ma io ho la partita IVA. Ah no, se hai la partita IVA sei il nemico. E allora lui se ne va via. Ahimè, questo si è un po'... è diventato un pochino un riflesso di quella che è l'attività politica dei nostri rappresentanti. Anche perché, che se ne dica, chi ci rappresenta in Parlamento alla fine non è altro che lo specchio della nostra società. Evidentemente c'è una diffidenza culturale verso chi ha la partita IVA in questo paese. Inutile fare... questa non mi sembra la sede, io non sono la persona con cui queste... Che alimenta queste ipocrisie. C'è una diffidenza ad aprirla, c'è una diffidenza a lavorarci. Talvolta si ha a che fare anche con i personaggi di cui evidentemente la vostra collega ha avuto il dispiacere. Però è così. E questo viene cavalcato da chi fa le leggi. E chi fa le leggi fa sì che la gestione separata abbia un'aliquota contributiva del 30%, mentre io pago il 13%. Che sono iscritto a una cassa di previdenza privata. Gli avvocati pagano il 12, stanno facendo la guerra per non pagare il 13. L'inarcassa, che è quella degli architetti, mi sembra che sia ancora all'11. Mentre invece gli illustratori pagano il 30. E se non è una stortura questa, che cos'è? Entriamo allora nell'appassionante mondo delle partite IVA.
Noi prima abbiamo detto che questa attività si può svolgere come dipendente oppure come lavoro autonomo spot, tendenzialmente. Arriva però un momento in cui voi raggiungete due requisiti, che sono l'abitualità e la professionalità. Probabilmente la professionalità l'avete sempre avuta. Nel momento in cui si arriva a raggiungere questi requisiti, voi giuridicamente siete un professionista, che può essere una qualifica, riavvolgo. Voi giuridicamente siete un professionista, dopodiché sta a voi dichiararvi come tale oppure incassare tutto in nero, insomma, decidete voi da che parte stare della legge. Il sistema però è sempre lo stesso, siete voi che vi dichiarate qualcosa. Così come quando firmate un contratto di lavoro dipendente siete voi che vi dichiarate dipendenti di qualcuno, allo stesso modo siete voi che vi dichiarate professionisti e che vi dichiarate come soggetti che svolgono abitualmente e professionalmente un'attività. Quindi potete anche non farlo volendo, ma sappiate che agli occhi della legge sarete sempre quello se avete quei due requisiti e verrete sanzionati se non lo farete. Da qui parte il discorso dell'apertura della partita IVA. Perché nel momento in cui io svolgo questa attività non più come dipendente, non più spot, quindi ho l'abitualità, io mi devo qualificare agli occhi dello Stato come un soggetto IVA. Un soggetto IVA, quindi un soggetto che è abilitato a riscuotere l'imposta sul valore aggiunto dal proprio committente. Come funziona l'IVA? L'IVA, anzitutto questa è una cosa che dico sempre a chi apre la partita IVA da giovane. L'IVA non è vostra, l'IVA è un'imposta. È un'imposta che lo Stato, senza riconoscervi nulla, vi chiede di riscuotere dai vostri clienti. Quindi in linea teorica, tanto chiedete di IVA, tanto di IVA dovreste versare. E questo è molto importante nel momento in cui voi, mettendovi in proprio, dovete fare, adesso non cadiamo nelle banalità del business plan, il budgeting, eccetera, però tendenzialmente due conti se la vostra attività è redditizia oppure no. Perché dovete partire dal presupposto che l'IVA non sono soldi vostri, però sono soldi rispetto ai quali dovete premunarvi di incassare. E qui arriveremo al discorso delle fatture incassate, quando si emettono, eccetera, eccetera. Quindi ecco che nel momento in cui io faccio una fattura 1000 più IVA, quindi 1220, io i miei costi non li posso calcolare sui 220 di IVA che incasserò, li devo calcolare semplicemente su 1000. Anzi, dovrò fare attenzione a quando questi 220 euro li dovrò versare a sua volta. Quindi dovrò anche lì, nella mia testa, ma ripeto, con le nuove generazioni è tutto molto più semplice, il meccanismo è molto... Dopo il primo anno capiscono subito un po' come funziona. Nella mia testa capire quali saranno i miei flussi di cassa. Perché nel momento in cui emetto la fattura, io poi l'IVA la devo pagare, a prescindere che la incassi o no. Vabbè, ritorniamo alla parte tecnica essenziale. Assenza di un vincolo di subordinazione, vabbè, è evidente, se sei un professionista non sei subordinato, non sei dipendente. Autonomia nell'organizzare i tempi e i modi della prestazione, anche questa è una nozione assolutamente teorica, ci sono clienti che quando mi chiamano io devo andare lì. Possiedono i requisiti di professionalità e abitualità, vedasi quello che ho detto prima, quelli sono i due requisiti centrali, l'abitualità, che poi a sua volta nel momento in cui non vi regolarizzate è chiaro che l'abitualità vi espone il fianco ad eventuali controlli e quindi ad essere sanzionati. La personalità della prestazione, e qua mi ricollego a quello che ho detto prima sulle società. Il professionista è colui che la sua prestazione la svolge in modo personale o al massimo avvalendosi di collaboratori, ma è lui il veicolo finale attraverso cui l'opera o la prestazione viene fatta. Per esempio, pensiamo alla bottega del Bernini. Era il Bernini che finiva la statua, che dava l'effetto incarnato.
Di Bernini era un professionista, anche se aveva moltissimi collaboratori. Pensiamo invece alla bottega di qualcun altro, il quale entra in bottega solamente una volta al mese. In realtà quella è un'organizzazione che va avanti a prescindere da me, che ho fatto l'investimento, e in quel caso lì non è più attività artistica o professionale, ma è un'attività d'impresa. Può sembrare che facciamo la stessa cosa, ma in realtà da un punto di vista fattuale non c'è più l'intervento personale del professionista che dà il valore aggiunto all'opera. Eccoci qua. Allora, poi le slide le diffonderò, Ah, ditemi voi quando siete abituati a fare pausa, ragazzi, non fatevi problemi. Assolutamente sì. Per le 11? Come siete abituati? Anche 10 e mezza? Non lo so, sì, ditemi sì. Voi. Ci che io poi magari vado giù di voce io, non è. Allora, anzitutto due nozioni IVA che non sono nella slide, ma che sono fondamentali. Come funziona l'IVA? L'IVA è un'imposta, possiamo dire cartolare? Sì, dai, passatemi questo termine, cartolare. Nel momento in cui io la indico in fattura, io, soggetto passivo, sono responsabile del suo versamento. Ridefinendolo, quando emetto la fattura, a prescindere che io venga pagato o no, io entro una certa scadenza, quell'IVA la devo corrispondere allo Stato. Tema dibattuto nella stampa generalista, versare l'IVA quando non si è incassato, l'IVA per cassa, eccetera, eccetera, eccetera. È stato introdotto un provvedimento di IVA per cassa per importi sotto 200.000 euro, non mi ricordo più, 200.000 o 1 milione, oppure in origine era 1 milione, poi dopo è stato ridotto, applicato da nessuno. È attuale, esiste ancora, si chiama IVA ad esigibilità differita, non viene applicato da nessuno. Però i professionisti hanno un vantaggio. Al termine della prestazione, il professionista non è obbligato a emettere la fattura. Può emettere un altro documento che si chiama progetto di parcella, avviso di parcella, notula. Io non so, adesso questa è una cosa che viene. Io adesso ho confessato agli amici del Bed and Breakfast che non ero mai venuto in Puglia prima. Lo dico anche male, la IE io non la pronuncio molto bene. Quindi non so quale sia il gergo di queste parti per definire questo documento, perché è una definizione che non viene dalla normativa IVA, è una definizione che sta nelle nostre consuetudini. E tendenzialmente la dicitura che trovate quando un avvocato vi rilascia una lettera in cui c'è scritto quanto vuole. Okay. Quindi, prego. Avviso di parcella, perfetto. L'avviso di parcella non è un documento IVA. Ha la stessa identica struttura della fattura, ma invece che scriverci IVA 22%, c'è scritto ammontare di IVA che verrà chiesto in rivalsa al momento del pagamento. Non è un documento IVA, come vi dicevo, l'IVA è un'imposta cartolare, è un'imposta che scatta nel momento in cui emetto la fattura. Questa è una lettera che ha la stessa struttura della fattura e che io emetto in modo che alla data del pagamento io potrò emettere la fattura, perché la fattura si emette in due momenti, non più tardi di quando si è pagati, quindi non si può essere pagati il giorno 10 e emettere una fattura datata 15, sono soggetto a sanzione, oppure al termine della prestazione. Quindi sostanzialmente cosa succede? La Fiat consegna la macchina, quindi la sua prestazione è terminata, e emette la fattura, perché al termine della prestazione emette la fattura, anche se non sono stato pagato. Mentre il professionista
ha una possibilità di emetterla solo quando viene pagato e quindi scatta l'avviso di parcella, che vi esonera dal dover versare l'IVA a una certa data perché non è una fattura. Allora, assolutamente sì, è a tutti gli effetti una lettera. La lettera non è altro che una comunicazione o parte di un accordo, quindi ha valore legale. Come si formano i contratti? A parte i contratti di tipo immobiliare e di cessione d'azienda, il nostro ordinamento non prevede la forma scritta, non la prevede quasi mai. L'atto di donazione, ad esempio, sì. Però il contratto commerciale semplice, diciamo, non prevede mai la forma scritta. Vige il principio consensualistico. Nel momento in cui io posso provare il consenso tra entrambi, noi abbiamo un contratto. Chiaro, questo in sede, come dire, prettamente giudiziale. Poi di fatto non c'è modo migliore per dimostrarlo che scrivere due righe. Vedasi quello che ho detto all'inizio del nostro discorso. Ok? Quindi sostanzialmente la lettera certifica parte della prestazione resa, quindi è un documento che ha assolutamente valore legale. Da lì possono discutere la data di ricezione o possono dire di non averla ricevuta mai. In quel caso si adotta la raccomandata o la PEC. Ad esempio la fattura mandata via PEC o l'avviso di parcella mandato via PEC, uno strumento fortissimo. Non ci si scappa sul ricevimento. A quel punto il committente deve non riconoscere il debito, quindi contestare la mia prestazione, se no diversamente scatta un diritto di credito da parte mia. Se lui non ha mai contestato il lavoro, a quel punto lì io ho tutti gli elementi per potermi far valere in giudizio. Sto in punta di diritto. Poi cercate, come mi hanno insegnato a me il primo anno di economia, se non vuoi perdere il cliente, prima di andare dall'avvocato almeno parlaci. Vedete un attimo anche, ritorno al discorso, vedete un attimo con chi avete a che fare. A volte hai a che fare con un certo tipo di personaggi, altre volte invece hai a che fare con o persone particolarmente disinformate o persone particolarmente improvvisate o persone particolarmente in difficoltà finanziaria. E quindi lì invece bisogna utilizzare altre strategie. Adempimenti del professionista. Prego. Prima si parlava di PEC per sì. La comunicazione di questi documenti, ma quando si parla di PEC, cioè io devo assicurarmi naturalmente di aver inviato attraverso una mia casella di posta elettronica allora, certificata, sì. Ma deve essere PEC anche quella a cui invio? Sì, per avere la ricevuta di ritorno sì, perché valga come una raccomandata sì. Però ci arriveremo subito. Artista o professionista. Qua in questo specchietto vedete gli adempimenti. Assolvete il reddito IRPEF, quindi dovete presentare la dichiarazione dei redditi, il modello unico. Eventualmente potete optare per un regime agevolato, che è stato anche oggetto delle vostre richieste e al quale passerò. Siete obbligati ad iscrivervi alla gestione separata INPS. Siete un soggetto passivo IVA. Questo anche se optate per il regime agevolato, avrete una partita IVA e come tale in linea giuridica siete soggetti passivi IVA con particolari esoneri, quindi rientrate in una categoria con degli esoneri. Questo è molto importante perché uno pensa io sono un contribuente minimo, non devo addebitare l'IVA per cui non ho adempimenti IVA. No, tu sei un soggetto IVA come gli altri che finché sono in vigore un certo tipo di esoneri li applichi. Nel momento in cui pian piano li abrogano, come pare che succederà nel 2015, non voglio terrorizzarvi, ma è possibile che succeda, poi ci arriverò, io resto un soggetto IVA come tutti gli altri, ok? Poi vabbè, mi sono dilettato nel dirvi come è passata l'aliquota sulla gestione separata tra il 2014 e il 2015, quindi dal 27 al 30. In questo caso è tutta a carico del professionista. Questa comprende sia IVA che IRPEF? No. O solo IVA? No, siamo sotto la colonna della gestione previdenziale. Quella è solo gestione previdenziale, sa?
sai, quelli sono solo i contributi. E poi i versamenti. Primo aspetto, il professionista non si deve iscrivere alla Camera di Commercio. Eventualmente si deve iscrivere ad un ordine professionale, ma voi non lo avete. Cosa significa questo? Questo è molto importante, perché non avete costi per aprire la vostra partita IVA, perché i costi sono camerali, i costi vivi. Quindi qualsiasi costo voi sosterrete per aprire la partita IVA non potrà essere altro che la parcella del consulente. Mi seguite? Mentre se io volessi fare la Arti SNC, mi devo iscrivere alla Camera di Commercio, devo fare un atto pubblico e spendo malcontati 1.600 euro. Invece se io volessi, come ti chiami tu? Pietro, cognome? Manigrasso. Se Pietro Manigrasso vuole svolgere la sua attività di illustratore come autonomo, va all'Agenzia delle Entrate, si apre la partita IVA e si dichiara lavoratore autonomo. Dopodiché va all'INPS, compila il modulo della gestione separata e presenta anche quello e si iscrive alla gestione separata. Costi vivi? Zero. Al massimo pago un commercialista che fa queste comunicazioni in via telematica. Ma parcella del commercialista è l'unico costo. Lo dico perché talvolta qualche collega, soprattutto in realtà un pochino più di provincia, sostiene che i costi siano identici all'attività imprenditoriale e talvolta fa pagare, secondo me, un po' troppo per questa tipologia di servizio. Quindi voi sappiate questo elemento, non vi dovete iscrivere alla Camera di Commercio e potete agire in autonomia. L'impresa no, l'impresa ha bisogno di un intermediario invece. L'impresa deve presentare quella che si chiama comunicazione unica, che solo un intermediario abilitato la può spedire, che sia il notaio o il commercialista, a seconda che sia un'impresa individuale o una società. Prego. Io ho l'iscrizione alla Camera di Commercio, perché quando ho fatto l'apertura della partita IVA, siccome avevo intenzione anche di vendere, quindi materialmente tavole o altro, cioè il commercialista mi ha detto che se tu devi fare solo lavoro di progettazione, effettivamente cioè non serviva, però se devi anche vendere l'oggetto fisico, in quel caso cioè, rientravo, mi sa, nell'artigianato, quindi comunque dovevo fare l'iscrizione alla Camera di Commercio. È corretto. La personalità della prestazione. Nel momento in cui io compro un'opera da te e la vendo a te, qui non c'è attività professionale, questa è un'attività commerciale a tutti gli effetti. Il professionista può svolgere solo un'attività professionale, che può essere ad esempio un professionista che io conosco di Torino, avete presente Nespolo? Nespolo, poi c'è Bressani, cosa fanno loro? Loro si fanno fare dei tessuti da persone specializzate nella produzione di tessuti, quindi dei veri e propri, secondo me, degli artisti e anche chi produce questi colori. E poi montano questi colori facendo dei veri e propri quadri, loro però cucendo questi tessuti tra di loro, creando una tela, un'opera, adesso mi sgrideranno le mie amiche, un'opera in questo senso. Questa è un'attività professionale. Se invece loro facessero da intermediari nella vendita di tessuti, oppure avessero una bottega e vendono opere di altri, non può essere un'attività professionale. Quindi è corretto non essere professionisti, ma imprese. Ok? Assenza di iscrizione alla CCA. Non vi dovete iscrivere alla Camera di Commercio. Ma c'è una cosa importante, e questo lo dovete imparare per i vostri committenti. Chi si iscrive alla Camera di Commercio è obbligato ad avere la PEC. Voi no. Se foste iscritti a un ordine professionale sareste obbligati ad avere la PEC anche voi. Voi non siete obbligati ad avere la PEC, ma il vostro committente sì. Quindi l'osservazione che mi faceva lei sul fatto però è ricevuto solamente se l'altro ha la PEC, se l'altro ha un'impresa, la PEC ce l'ha. Me la fate dare. Sì, io le fatture le mando tramite PEC, porti pazienza, ma ho avuto esperienze precedenti in cui mi sono trovato male. Dottore, non si preoccupi. Ma io la PEC non so. No, chiedo al commercialista, guardi che
Se lei è un SNC, un SRL, lei la PEC ce l'ha perché va comunicato alla Camera di Commercio, per cui... Ok, altro aspetto. Il professionista, o perlomeno tutti i professionisti miei clienti, non pagano l'IRAP. Io ho una mia impostazione sull'IRAP. Secondo me l'IRAP non si addebita a chi svolge un'attività professionale o di lavoro autonomo, perché presuppone un'attività organizzata. Allora, se il mio cliente si dichiara professionista, è come se dichiarasse che non ha un'attività organizzata, che non entra in bottega una volta al mese, ma che completa lui le opere. Per cui per me l'IRAP non la deve pagare. Se poi lui mi ha mentito ed entra in bottega una volta al mese, è un problema suo. E allora deve anche pagare l'IRAP. Questa è un'altra agevolazione, se si fa i professionisti invece che le imprese commerciali. La soggettività passiva IVA, ve l'ho già spiegata prima. Passiamo ai versamenti. Ho sentito qualcosa di... un disappunto. Allora, siamo uno Stato civile, non siamo la Repubblica delle Banane. Nonostante da più parti siamo noi stessi che ci dichiariamo la Repubblica delle Banane, ma io vi garantisco che ho viaggiato molto e ci sono repubbliche delle banane in Europa che sono molto peggio di noi. Come ho detto, è una cosa divertente che ho detto ai ragazzi del Bed and Breakfast, o forse l'ho detto a te Teresa, non mi ricordo. Io parlo tantissimo. E praticamente noi diciamo sempre sì, sì, perché qua c'è tanta evasione. All'estero non è così. Io sono stato 2 anni in Irlanda, ma vi giuro che mi avranno fatto uno scontrino, ma forse 2. Questa è la realtà. La realtà è che è la teoria, questa potete darmi il copyright se mi state registrando, la teoria delle mani nella marmellata. È inutile abbassare le imposte, perché tanto se uno può risparmiare 100 euro, farà di tutto per provare a risparmiarli. E sapete perché negli altri stati le pagano? Perché hanno paura. Loro hanno paura dello Stato. Noi abbiamo un background culturale diverso e lo Stato non ci fa poi così paura. Ma quando un inglese viene fermato dalla polizia stradale, se la fa sotto, loro hanno paura dello Stato, hanno paura del loro ufficio, dell'agenzia delle entrate, del tax revenue e tutto il resto. Noi no. Ci arriveremo perché anche noi ci stiamo, perché noi non rimarremo arretrati per sempre. Quindi qualsiasi attività andrete a fare, abituatevi che una parte di tasse va pagata per il quieto vivere e per non drogare il mercato. Versamenti. Le tasse si pagano per i professionisti il 16 giugno, in cui si paga il saldo dell'anno precedente, e il 30 novembre, in cui si paga il secondo acconto dell'anno in corso. Cosa vuol dire? Questo ve lo dico perché molti di voi non hanno ancora la partita IVA, ma penso che l'apriranno da qui al tempo che staranno per intraprendere abitualmente questa professione. Se le tasse si iniziano a pagare il 16 giugno dell'anno precedente, vuol dire che se io apro la partita IVA nel 2015 e fatturo 10.000 euro e il 20% sono di tasse, quanto pago di tasse? 2.000. Quando le pago? Quando è che pago il saldo del 2015? Esatto. Quindi non comprate la Porsche. Perché il 2016, nel momento in cui voi aprite la partita IVA nel 2015, il 2016 a livello finanziario diventa un anno impegnativo. Perché pagate tutte insieme il 16 le tasse dell'anno prima su tutto il fatturato. Poi inizia un meccanismo virtuoso. Virtuoso perché? Perché pagate in anticipo.
che nel 2016 poi voi verserete un primo acconto sempre insieme al saldo, che è il 40% delle tasse dovute per il 2015. Quindi il 16 giugno 2016 quanto pagate? 10.000 euro il reddito, 2.000 è quello dovuto, 4.000? No, non esageriamo. 2.000 di saldo 2015, 800 di primo acconto 2016 calcolato sul 2015. E il 30 novembre? Che si paga il 60% dell'acconto? Altre 1.200. Esatto. Quindi praticamente sono 4.000 euro di tasse. Cioè... No, ma non è finita qui, signori. 10.000 di... No, non è assolutamente finita qui. Non è assolutamente finita qui. Vabbè, del resto è un macello, ma... Adesso... Ho parlato di colleghi, di come approcciarvi con loro, eccetera, ma non è che i colleghi rubino la loro parcella, eh. Questi calcoli li fa qualcuno. Abbiamo parlato solo di tasse. Prego. Allora, io sono in difficoltà, nel senso che dall'anno scorso sto lavorando proprio a tempo pieno come illustratrice. Per scelta, prima ero dipendente, mi sono licenziata, bla bla bla. Mi hanno detto da più parti che come illustratrice per l'editoria non sono autorizzata necessariamente ad aprire una parte. Cioè io adesso sto cadendo dalle nuvole, nel senso che credevo di aprirla, poi tutti mi hanno detto no, perché con il diritto d'autore puoi non aprire. Ci stiamo arrivando. Ah, ma c'è cosa? Assolutamente. Ok, bene. 4 ore sono lunghissime. 4 ore sono lunghissime. Ok. Allora. Ritorniamo. Spaventa la partita IVA. Io l'ho aperto da un po'. Vivo sereno. Allora. Io ho parlato finora solo delle tasse. Esatto. Regime previdenziale che abbiamo detto, semplifichiamo, che è il 30%. 30% di 10.000? 3.000. Saldo? No? Il saldo è tutto insieme nel 2016. Come tutto insieme? Per quello vi ho detto attenzione, attenzione al 2016, attenzione. Non ci rimane niente. No. Hai 18 mesi per accantonarli, ma sono quella cifra lì, eh? Io ricordo delle scene eccezionali, perché praticamente io vi racconto questo. Vi racconto questa storia qua, io ve la racconto perché è un caso vero ed è un caso che riguarda soprattutto gli avvocati, tanto per parlare male, io gli avvocati, essendo un giurista oltre che commercialista, io e gli avvocati abbiamo un rapporto difficile, sono uscito anche con un sacco di avvocati, relazioni finite tutte malissime. E comunque l'avvocato, soprattutto dello studio degli studi di Milano, funziona che per politica a Milano, chiaramente devi occuparti di certe cose, devi fare parte di diritto societario, insomma studi di un certo tipo, tu fatturi 2.000 euro al mese, 2.000-2.500. E questi miei amici avvocati vedevano incassare tutti i mesi 2.500 euro e appartamenti in centro in affitto, golf... È arrivato il 16 giugno dell'anno successivo. Un disastro. Ora, il 16 giugno 2016 è una data complicata,
Però da lì poi questi acconti che andrete a versare ve li potrete scomputare. Quindi parlo di tasse, ma lo stesso discorso si fa per i contributi. Come potete vedere dalla slide, gli acconti però non sono 40 e 60, ma sono 50 e 50. Quindi è vero che io vado a pagare 2.800 euro il 16 giugno di tasse e 1.200 il 30 novembre, ma è anche vero che nel 2017 questi 2.000 euro che ho versato in acconto li vado poi a detrarre dal saldo 2016. Quindi, supponendo che nel 2016 fatturo di nuovo 10.000 euro, io il 16 giugno 2017 quanto vado a pagare? 800 euro. Da lì di acconto, perché gli acconti sul 2016 li ho già versati, il saldo è zero perché 2.000 euro li ho già versati, e da qui sta a voi, alla vostra capacità di pianificazione, capire come si muove il vostro fatturato e capire grosso modo in quelle due scadenze fatidiche di che flussi di cassa andrete ad uscire. Non tanto il primo anno, che è un anno devastante, il 16 giugno, ma puoi capire a regime che ciclicità avete in questo senso. Il primo anno io ho fatto la stessa storia degli appartamenti, le casse non si pagavano, sono divertito, sono pagato 5.000. No, ma anche questo è un aspetto. Io, per questioni anagrafiche, io ho a che fare con molti clienti della mia età, quindi più giovani, eccetera, eccetera. Anche questo è curioso. Quando si fa i consulenti, alla fine tu tendi a parlare con quelli più o meno della tua età, perché comunque si deve stare a un rapporto di fiducia, c'è anche un gap comunicativo. Adesso magari voi siete più bravi di me in queste cose, però effettivamente cambiano le generazioni, cambia anche la lingua che si parla, eh. Ci sono temi che noi sdoganiamo tranquillamente, tipo il denaro, che per le generazioni di 10-15 anni più di noi, denaro, si parla di denaro, ma sono il commercialista. È complicato comunicare, eh? È davvero complicato. È complicato comunicare. Facciamo pausa che io ho già il lapsus.